No, sinceramente non pensavo, ecco, di rientrare in pista dopo solo 35 giorni. Ve lo dico sinceramente, anche perché nella mia testa, no, nel mio pensiero c'era quello di aggiornarmi, fare un aggiornamento tecnico-tattico in giro anche un po' per l'Europa, cercare di migliorare le lingue, aspettare l'arrivo eventualmente durante l'anno o anche a fine stagione di un top club europeo. È arrivata la telefonata da parte del presidente di un top club, perché l'Italia rappresenta il top di un top club. E facendo le dovute riflessioni, capendo l'entusiasmo, la voglia di fare da parte del presidente. Sapete benissimo che anche a me le sfide non hanno mai fatto paura, anzi mi hanno sempre esaltato, mi hanno intrigato. Se la prima telefonata è stata interlocutoria, già la seconda il presidente aveva capito che comunque aveva fatto breccia nel mio cuore. Da parte mia c'era grande voglia, grande disponibilità, anche perché, ripeto, sono nel posto dove vorrebbero essere tutti gli allenatori del mondo. Io ho questo privilegio e sono veramente molto molto contento.